Con Livia Paola Di Chiara, oggi la presentazione di questo progetto, di che cosa si tratta? Dunque, si tratta di un progetto ambiziosissimo innanzitutto, vorremmo e realizzeremo 6 opere di land art sul tratturo Pescasseroli-Candela nel breve tratto che va dalla stazione alla provinciale 95 verso Masseria del Riposo. 6 opere che però non nasceranno così, nascono con tanti attori, 14 professionisti del settore e 30 corsisti, 14 professionisti che sono i docenti di Downey Land Art, 7 docenti che ci parleranno dell'aspetto antropologico, dell'aspetto archeologico, dell'aspetto filosofico, letterario, culturale del tratturo, ma anche poetico. E poi un altro di questi professionisti, tra cui ovviamente ricordiamo Giuliano Volpe, Saverio Russo, Roberta De Giulio e ancora Valentino Romano, Anna Lambertini, Franco Arminio. Oltre a questi c'è Francisco Cabanzo, un docente che si occuperà di parlare della natura, le origini e la diffusione di questa pratica artistica che è la land art, ovvero una pratica che si appropria di uno spazio e lo sconvolge in un certo senso attraverso gli strumenti, i materiali della natura. Dopo questa fase propedeutica di 4 giorni che si terrà qui a Foggia all'università, avremo circa 5 giorni nei quali ci sposteremo a Candela con i ragazzi. Stiamo provvedendo ovviamente a far dormire i ragazzi con insomma, le nostre risorse. E i ragazzi si sposteranno lì e svilupperanno insieme ai corsisti per gruppi di 5, svilupperanno questi lavori di land art sul tratturo. Ognuno avrà una postazione, ognuno avrà del materiale e si lavorerà ovviamente. Senta, poi cosa succederà? Queste, tra virgolette, opere dove saranno collocate o resteranno nel luogo? Beh, le opere ovviamente resteranno nel luogo almeno per un anno, nel senso che il progetto prevede di lasciarle lì, perché le opere di land art sono delle opere che mutano il territorio e poi ritornano alla terra. Il concetto è molto poetico, secondo me, e secondo anche Stefano Biscotti, Nancy Mangialardi. Il senso è un po' questo, cercare di fare qualcosa che intervenga sì sul tratturo, ma che non lo sconvolga sotto il profilo ovviamente della sua natura. Chiaramente non lo discosti dalla sua natura. Quindi le opere rimarranno lì, saranno fruibili. Noi ovviamente proveremo a realizzare una segnaletica che ovviamente ci farà vedere qual è tutto il percorso e questo è l'intento del Sacca Puglia Fluminum, che è il macro progetto all'interno del quale si snoda Downey Land Art insieme alle altre due operazioni, C'era una volta e le vie dell'archeologia, ed è quello l'intento sia della provincia che ovviamente di archeologica che sta gestendo il Sacca Puglia Fluminum e quindi Downey Land Art. Dottoressa Pierno, Marida Pierno, responsabile didattica e di attività turistiche di archeologica, ma conosciamo invece SAC Apulia. Cos'è? Il progetto Sacca Puglia Fluminum nasce da un'idea promossa dalla Regione Puglia per la valorizzazione integrata di paesaggi. Infatti l'acronimo SAC sta per Sistemi Ambientali Culturali. Nel caso del SAC a Puglia Fluminum si è deciso di individuare un territorio organico e strutturato, che infatti nel nostro caso va nella parte più meridionale, parte dalla zona di Cerignola, Torre Maggiore, Torre Alemanna, fino ad arrivare ai Monti Downey centro-settentrionali, includendo il territorio del comune di Troia. Quindi si tratta di un contesto territoriale molto strutturato e articolato, e infatti proprio per dare massima espressione a questa organicità territoriale il progetto del Sacca Puglia Fluminum è stato articolato in 3 macro operazioni, di cui la land art è soltanto una delle componenti, ma la natura del territorio così varia, così pluristratificata sia dal punto di vista culturale, paesaggistico,
architettonico, storico, ha richiesto l'individuazione di altre due operazioni, macro operazioni, una dedicata all'archeologia, Archeolab, che ha l'intento di valorizzare e far conoscere il variegato contesto archeologico del nostro territorio, soprattutto a scuole e famiglie. E poi c'è l'altro versante, dedicato, soprannominato C'era una volta, che è dedicato alla valorizzazione all'interno del territorio dei Monti Dauni dei castelli e delle chiese, delle cattedrali prevalentemente di epoca romanica, all'interno delle quali sono state sviluppate delle attività teatrali, quindi la valorizzazione della storia, della cultura, dell'architettura attraverso la partecipazione ad esempio a veri e propri workshop di videomaking oppure di visite guidate, drammatizzate, teatralizzate, in cui sono stati coinvolti giovani interessati alle arti visive, alla multimedialità, ma anche bambini che hanno praticamente partecipato a dei corsi di formazione in cui hanno imparato la storia dei propri comuni, dei propri territori e li hanno poi messe in atto attraverso delle visite guidate teatralizzate con spettatori e partecipanti veri e propri. Senta, quali sono stati i risultati e poi la ricaduta sul territorio? Perché comunque è inevitabile che c'è una ricaduta anche sotto l'aspetto economico. Anche se di fatto il primo anno di attività del SAC non si è ancora concluso, possiamo comunque tracciare un ottimo bilancio. Abbiamo accumulato un po' di ritardo, siamo partiti praticamente soltanto nei primi giorni del mese di marzo del 2015, ma nonostante ciò abbiamo avuto un ottimo riscontro da parte soprattutto delle scuole, e questo per noi è una grandissima soddisfazione perché è il pubblico del futuro, è l'utente del futuro. Abbiamo avuto una discreta risposta anche da parte delle famiglie, che abbiamo cercato di coinvolgere attraverso le nostre attività svolte durante i weekend, ovviamente per favorire la partecipazione dei nuclei familiari. Abbiamo avuto un ottimo riscontro anche alle attività legate alla teatralizzazione, quindi l'operazione C'era una volta, anche se questa non si è ancora del tutto conclusa. Ci saranno degli eventi per cui vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook dedicata al SAC Apulia Fluminum, perché ci saranno altri eventi fino alla fine di luglio in merito all'operazione C'era una volta. Per quanto riguarda la Land Art, iniziamo venerdì. La risposta da parte di quello che era il target di utenza individuato, cioè studenti e giovani artisti del territorio, è stata un'ottima risposta, però i risultati e il bilancio li potremo tracciare soltanto dopo il 26 di luglio. Ricaduta sul territorio, abbiamo detto, gli aspetti economici, comunque vengono coinvolte anche le realtà locali. Certo, il SAC si basa soprattutto sulla partnership pubblico-privato, è fondamentale, non potrebbe riuscire al di là delle nostre semplici e piccole forze. L'intento del SAC è proprio questo, quello di mettere in rete le realtà locali, non soltanto appunto gli enti, quindi i comuni, assessorati e quant'altro, ma anche le realtà dal punto di vista delle associazioni, qualsiasi gruppo che è portatore di interesse, che possa avere la voglia, la volontà di partecipare a questo progetto, considerando che noi stiamo ancora lavorando per chiudere il primo anno, ma di fatto il SAC, così come noi l'abbiamo vinto, Archeologica SRL l'ha vinto, è un progetto molto più ampio dal punto di vista cronologico, perché intende coprire un periodo di 5 anni. Noi abbiamo vinto i finanziamenti per il primo anno, ma dal secondo al quinto anno dobbiamo mantenerci sulle nostre gambe, quindi è fondamentale avere il supporto di tutte le realtà, appunto dei cosiddetti portatori di interesse del territorio, che ci devono aiutare a far sì che questa diventi non un'esperienza che si conclude, ma qualcosa che diventi strutturato nel sistema dell'offerta turistica e culturale del nostro territorio. Sindaco, un'iniziativa che valorizza comunque il territorio.
Una bellissima iniziativa, finalmente si finisce di programmare, di pianificare il Tratturo Reggio a favore delle prime iniziative al fine di valorizzare il tratturo. Un bel binomio, arte contemporanea e storia, cultura, tradizioni, quindi l'arte contemporanea aiuta a promuovere e valorizzare il Tratturo Reggio Pescasseroli Candela, che rappresenta sicuramente una delle tante realtà da valorizzare e da promuovere al fine di sviluppare i Monti Dauni e i nostri borghi rurali. Monti Dauni ultimamente stanno vivendo una stagione nuova. Sì, c'è questo progetto di sviluppo dei Monti Dauni, confidiamo molto in questa nuova legge delle aree interne che ha visto il comune di Bovino come comune capofila, ma che c'è la piena condivisione da parte di tutti e 29 comuni a creare le condizioni affinché i Monti Dauni diventino una realtà fortemente attrattiva di sviluppo turistico e non solo.